Ciao amici del Pro Wrestling Culture, qui è il vostro professore. Nuova puntata, nuova puntata a ridosso della Royal Rumble. Però prima di cominciare, e prima di introdurre gli ospiti, anche perché il Messiah, Messiah, stai in ritardo, quindi toccate iniziare a me. E voglio ovviamente ricordarvi a tutti quanti che il Pro Wrestling Culture può essere eseguito veramente ovunque. Spreaker, Spotify, Apple Podcast, YouTube, ovviamente di OpenVest TV e Twitch, ovviamente di OpenVest TV, ma soprattutto Radio Libera. Tutti quindi mi raccomando, recuperateci sempre in qualsiasi momento, in qualsiasi versione voi preferiate. Ma io al momento non sono da solo, io vedo già qualcuno che è un po' un esperto di elementi di rottura, ovviamente il presidente della BREC, Andrea Ballarin. Ciao, Andrea. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, <ride> Andrea. Come va? Come Ti stai? Sai, perché c'è tutto a posto, tutto a posto. Siamo nel, nel mezzo proprio del massimo del, del caos uh, dell'organizzazione del, del nostro prossimo show, che è ormai a meno di un mese a parte quello. Tutto, tutto a posto, tutto Procede, procede in maniera in maniera normale mi scuso per il setup perché questo non è il mio solito no. setup del... sono, sono in ufficio dove non sono abituato a streamare e quindi sto senza la parentesi se c'è lo schermo dove tu sei qui la, la... Mm. La e è là. per cui devo fare un vai po' tranquillo tutto a posto bene bene anche perché mh, ne approfittiamo perché c'è stato un altro annuncio oggi per, per il tuo show Anzi, io prima di sì. darti la parola, approfitto per salutare tutto quanto chat, Ciappa, Michele, Eddi, Mago, Verrino Ollampu, ben ritrovati. E parola ad Andrea. Sì, oggi abbiamo annunciato un match che era stato tiserato: nel senso mm -hmm. che uh, beh, BBB, uh, il match che è stato annunciato sono appunto i BBB: Mirko, Mori e Nico, Inverardi uh, contro Rocco Garzia, che torna a Roma per la prima volta dal 2015, dopo che è diventato praticamente. Una, credo ormai una, un atleta completamente diverso perché sono passati. Specifico, ritorno a Roma, a Roma. perché nel Lazio um, c'era già stato, sì, sì, è stato sì. tornato in Iwa Frosinone nel 2020. Sì, sì. No, infatti sono andato a controllare le statistiche dei match uh -huh. per Roma. Adesso ha fatto un boato di esperienza sulla scena inglese e non solo. E Vero. siamo molto contenti. Non è il leone che avrebbe voluto Fabio per il, il suo tag team match. Ma è meglio sempre avercelo al proprio angolo, un leone piuttosto che, che contro. È uh, vero. Siamo molto contenti, ovviamente contentissimi di avere anche il BBB a Roma. Credo che per loro sia un esordio come coppia. Per sì, la sì. sì. Roma. Eh, la prima volta che erano stati presenti, sono stati presenti in un evento Iwa dove hanno lottato due match singoli. Esatto. E abbiamo anche una cosa in serbo. Oh, lo spoiler ho qua? Non lo spoiler, lo tisero. Mm -hmm. Abbiamo in serbo una collaborazione speciale per quanto riguarda il merchandising con, con i BBB. Per, Ottimo, per quindi una, una produzione ex novo: sì. una cosa che è stata richiesta dai fan da tanto tempo, finalmente l'abbiamo fatta. Stiamo aspettando i primi sample che arrivano a giorni e poi vi faremo vedere anche voi. Ottimo, eh, diciamo che parecchie collaborazioni sono, stanno venendo fuori, molto, molto interessanti. Sì. Sì, no, è una cosa sempre: sono sempre per, per, per la parlare con tutti, collaborazione mm -hmm. con tutti. Ovviamente bisogna fare le cose con, uh, con giudizio, come diceva Luciano Spalletti, uh, mm -hmm. non, non fatte a caso, però, insomma, se, dove si può beneficiare, no? si se è sempre collaborato da, dappertutto. L'ultima sì, se... la, la, la No e la New Japan Progressing che fanno gli show insieme, non vedo perché. Certo, infatti. <ride> Quindi cioè, ci, mancherebbe, ci mancherebbe pure. Esattamente. E... Andre, come, come sta procedendo la vendita dei biglietti? Sta, procedendo, anche... sta procedendo in maniera um, molto simile alla scorsa, quindi molto mm -hmm. serie, più, più Pian piano che ci avviciniamo a, allo show, uh, stanno aumentando i biglietti, stanno diminuendo i posti a di disposizione. Anzi, uh, ricordo a tutti quanti di comprare i biglietti in prevendita perché così, A, vi assicurate il posto migliore, B, Uh, lo pagate di meno uh, e questa volta potete assicurarvi il posto nelle prime due file perché abbiamo fatto i posti apposta post, ok, ancora, uh, ci sono ancora posti nelle prime due file? Ancora pochi sì ancora pochi sì Ok. poi perché allora ti, ancora... ti faccio, faccio presente una cosa sì. però a cose fatte ok, va bene mm -hmm. e e poi per il resto ho detto: se, sono, se non vai esaurito, tutto esaurito, lo show saranno disponibili anche in cassa, però ovviamente con prezzi leggermente differenti da quelli della vendita. Mm -hmm. Beh, giustamente. Giustamente. Mesi, quindi ah beh, no, no, per comprarne ce ne sono stati. Avremo altri. La card non è finita qua Abbiamo, stiamo preparando altri annunci e vedrete che c'è. E uno show con il... delle quattro ore continue, senza pausa. Che vuoi fare? Che ti eh... sei si in testa stavolta. L'abbiamo detto l'altra volta, insomma, puntiamo sempre a fare diciamo tra i 7 e gli otto match, vediamo che cosa esce fuori. <ride> eh, come l'altra volta, alla fine è durato quattro, quattro ore eh? dai precise sì, proprio. 4 sì, sì, sì. di pomeriggio, quattro... questa volta cerchiamo di cominciare prima e di finire un po' prima. Non c'è sta neanche la Roma, non c'è sta la Lazio, non c'è niente questa volta lo stesso giorno. Bene, bene. Ci ha dato un po' di sfortuna con la Serie A Eh, vabbè, vabbè, però. Uh, c'è un po' questa situazione più che altro delle partite, c'è cioè la situazione dei, um, dei, dei ritorni, perché sì. parecchi dei nostri fanno toccate fuga dato che hanno... Sì. I... Eh, no, ma infatti abbiamo, cercato di abbiamo sentito il feedback dell'ultima volta, sì. abbiamo cercato sì, sì. di anticipare tutto di un'apertura alle tre invece che alle tre e mezza come l'altra volta, per cui cerchiamo di guadagnare un po' di tempo sotto quel punto di vista. Uh, perché anche quella mezz'ora essendo molto vicino alle stazioni può cambiare tanto sì, sì. Eh. Dalle, ot... praticamente dalle dalle 9 meno un quarto alle 10 hai quasi tutti quanti ritorni eh, esatto del... e dovre... dovreste, dovreste fare bus, treni esatto. altre cose esatto dovreste farcela tutti quanti lo dico sempre sono show pensati anche per chi viene da fuori avendo la fortuna di essere a Roma siamo collegati praticamente da tutta Italia e ci si può venire venuto da tutta Italia dico anche ci sono stati mo, due biglietti comprati da brisbane io non oh. so chi voi siate allora ti dico ti dico chi è ti dico chi è senza boxare nessuno dimmelo in privato in caso. no 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 no, ma sono due ragazzi dei nostri ah, ok che è max il ragazzo che uh, che ha la conduzione di all about elite ok che fa il programma sull'Aul Elite? Sì. Che ha sostituito il buon Simone Spada. e Nel momento in cui l'ha comprato comprati, era, era in vacanza a Brisbane, ah, okay, okay. e <ride> Ha detto: no, bellissimo, eh. Perché a è... almeno se, se non sono, cioè loro dovrebbero essere. Poi non so, magari <ride> bellissimo. Però mi sono detto: ah, devo minimo offrire una birra se vengono effettivamente da Brisbane a Roma. Eh, quindi no, adesso no. abbiamo un'altra collaborazione che molto presto uscirà fuori, non inerente al, con, al mondo del wrestling, mm -hmm. che con una realtà di Roma che io, di cui io sono molto, molto fan, e quindi insomma e speriamo, speriamo che, di, di fare un, un bello show, ecco. insomma si fa, si fa sempre... Si fa sempre tutto. diciamo ecco sì che con gli, con gli show si è cominciato un po' col botto, io non ne posso parlare. Eh, intanto oh. saluto Giada, ciao Giada in chat. Eh, non ne posso parlare ancora perché si parlerà da mercoledì dello show mm -hmm. SIV a questo assistito ieri. Purtroppo non sono, vivo, uh, non sono riuscito a venire dal vivo, non sono riuscito a venire dal vivo, mi dispiace molto. Eh, ho detto, ho detto, ho avuto tutta la famiglia malata a casa. Eh, beh, no, 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 no ma ci mancherebbe tutti. pure. Tu, tu hai eh, anche la piccola, quindi ci, eh, ci no, mancherebbe. Tutti. Eh, ero l'unico sano um, <ride> perché poi in aggiunta abbiamo anche tre gatti e un cane a casa. <ride> tutto, tutto, tutto. E insomma, ci organizzeremo presto. Con, con... Assolutamente, assolutamente. Ma l'importante sì. è girare, secondo me, è proprio come. Ricorda sempre il buon Inverardi con il suo slogan Supporti Italian Wrestling, è la cosa e più è... importante in questo Ma sai che forse ho la maglietta a di Supporti Italian Wrestling? Eh? Io intanto sì. faccio entrare il capo. Facci, facci. Il, ah, ah, il no. padrone di casa, padrone e di, di che... casa, era la maglietta della buonasera, palestra, oh! buonasera, <ride> buonasera, cazzacci. Buonasera, Ma, guarda, guarda che mi hai fatto fare, Aldo. Mi hai fatto entrare in live pur, pur di Ehi. tappare <ride> la do, tua assenza. Do dovevi tornare e sei tornato ho, detto, te ho, detto. <ride> ho, annullato, ho annullato il mio Q&A su Instagram per <ride> venire a, a salutare lo, 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 devi, lo devi rimandare e poi ci veniamo anche lì veniamo a romperci eh, veniamo, veniamo anche lì direttamente eh, di cosa stavate parlando? ma adesso messaglia un pochino della situazione del wrestling in Italia anche perché è cominciata come dicevo la, la stagione eh, 2023. Dei, degli show del 2023 è eh, cominciata abbastanza col botto, non, come ho detto non posso rivelare i risultati che siamo in, eh, no, in situazione del... spoiler fino a domani sera, però eh, sono son contento c'è cioè, un bel giro di eventi cioè questo fine settimana sabato la Uiva, c'è cioè l'IWA il giorno dopo, sì. uh, quindi ci sono veramente tanti eventi. Mm, il, il fulcro, il punto nevralgico di, di, di febbraio è veramente pieno, tra la break, eh, lo show dell'HCV con, con Scott Tuotti probabilmente, uh, la MWF, probabilmente dovrebbe esserci un altro show non è stata annunciata, ma forse mi stavano dicendo che potrebbe esserci qualcosa, forse della Siv a, a fine febbraio. Ragazzi, veramente tante, tante cose interessanti da capire solo uh, come le, le vorranno portare avanti e soprattutto quanta gente ci sarà. Perché, perché penso sia un buon momento per il wrestling italiano, eh, Andrea. Dure sì, sì, no, è quello che dico sempre: c'è cioè quella. Um... Quell'energia, quel, come dire, quel friccicorio che, che si sentiva spesso quando un qualcosa sta per esplodere. Mm -hmm. e, um, si sentiva, lo dico per esperienza personale, si sentiva all'epoca tra il 2002 e il 2004, o 2000, quando il punk rock, la musica comunque indie a Roma era sulla bocca un po' di tutti. Uh, si sentiva la stessa cosa né, un po' più avanti quando l'hip hop italiano stava crescendo il rap. Uh, uh, si diceva, beh, visto quanti giovani seguono il rap, ma non è musica per la radio. Invece poi dopo... Poi ci sono CD trapper <ride> che addirittura sono musica per la radio, a quanto è pare. Eh, quindi se, sì, io, io personalmente sento questo, questo friccicorio, questa, questa cosa che... Se, se ce la giochiamo bene, penso, ci stanno guardando un po' tutti. Questa è la cosa che mm -hmm. ho notato. Da, um, parlando pure dall'estero, con gente da fuori d'Italia. Ci, ci stanno osservando, è aumentata la quantità e sta aumentando la qualità. Ma è normale, Devo... è normale. Questo è poco ma sicuro. Sì, sì, sì. Uno sì. no, un po', che... un po l'altro, no? Certo, 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 certo. Poi mi, mi incuriosisce anche il fatto di eh, federazioni come Siv, Breck, che eh, comunque costruiscono i loro eventi basandosi su una storia, su un percorso, la Milan Wrestling Federation lo stesso. E se vai a vedere, poi dal punto di vista anche di, di ricezione, sono quelle compagnie che ricevono no, più più consenso da parte dei fan. Poi tu Andrea, cioè quest'anno dovrai stupirci perché se l'anno scorso hai vinto il premio di show dell'anno, eh, sì, quest'anno eh, devi, devi fare qualcosa per, per confermarti. Eh, quello è sempre, l'ho sempre detto, no, per me è più difficile fare questo di show che è il secondo, che è il primo. Per, eh, paradossalmente essere, eh, probabilmente sarà più semplice dal punto di vista logistico, anche se mm -hmm. non lo è stato. <ride> Uh, per motivi, diciamo burocratici. E, um, e, però a livello di qualità è difficile perché, diciamo che dei piani che avevamo fatto purtroppo, un po' sono, sono, sono saltati. Altri abbiamo dovuto cambiare. E, um, però insomma, questo è il wrestling, è anche questo: no? è improvvisazione: Call it on the ring, cioè, certo, è, certo, certo. Eh, Dax Harwood sarebbe molto, molto contento di questo. Mm. Beh, poi, con, eh, qua come dice Giota pure nel commento, con l'arrivo di NXT Europe eh, lì anche cambia cambia un po' lo scenario. Che poi, prof, correggimi se mi sbaglio. Io ho visto che federazioni come Progress Insane sono uscite dai loro accordi con la WWE. Sì. Sono uscite perché, perché sappiamo tutti quanti della situazione della WWE. Ne stavo già parlando ormai da due settimane della situazione che vede la WWE di essere venduta e quindi giustamente ti ritrovi in una situazione in cui anche tu devi ridiscutere i tuoi contratti no. con la nuova partnership che a quanto pare non è Peacock no. perché altrimenti loro o almeno Peacock è un po' defilata rispetto quanto... a quello che sta succedendo fino adesso perché per quanto farebbe ridere se a Discovery, Discovery Warner Bros. <ride> farebbe ridere ma sarebbe divertente sì Sarebbe divertente perché? Perché vai a concentrare tutto il polo sì, su sì. un qualcosa. Comunque, per rispondere a Giada, per, per rispondere, in realtà per dare un attimo un mio continuo sul suo commento, è vero, i nostri connazionali stanno cercando di farsi notare, ma bisogna dare anche a queste persone la possibilità di essere notati nella maniera giusta, sì, nel senso sì. è importante che i ragazzi e le ragazze e i ragazzi uh, si si facciano notare e si impegnino per cercare di, avere, di mettere più reps possibile dentro la propria esperienza, ma bisogna farlo anche nella maniera giusta. Per cui non è eh, se semplice, nel senso, mh, bisogna creare l'ambiente giusto dove si possa dare sfogo alla creatività, ma anche in maniera sicura, in maniera professionale e tutto quanto ci sono realtà che lo fanno in, anche in Italia adesso insomma quindi e lo dico da esperienza perché io ho fatto anche l'altro cioè ho fatto dall'altra parte dove non era così e, e quindi sono contento di vedere che questa cosa succede io, io quando vedo uno show di, di wrestling in Italia fatto bene sono contento a prescindere anche io sono, per fortuna ce ne sono tanti per fortuna ce ne sono tanti adesso ti fa avere una speranza cioè perlomeno ti fa dire Cavolo, non devo per forza andarmene all'estero, ce l'ho in casa, è, è, è un bene anche per noi fan stessi, no? Ma poi bisogna viaggiare. Cioè, secondo me è un, è un tipo di business dove tu devi viaggiare. I giapponesi che, de, de, che li mandano a fare i propri, i propri tour in Messico, li mandano in varie zone del mondo per imparare no? a lottare in Messico, in America. Guarda la Takeshita che mostra in America Fisso, per esempio. Mm -hmm. Bisogna fare questa cosa se se ne ha la possibilità. Per fortuna in Europa c'è cioè una bella scena. Non costa tanto viaggiare per l'Europa. Eh, si può andare in paesi dove ci sono anche, in Germania, in Inghilterra, in Francia ci sono grandissime realtà che stanno crescendo. La Rixi, per esempio, non so se la faccio. La Gatch ma... c'è da eh, sempre ormai. La Rixi, Rixi Catch ha annunciato l'altro giorno Will Osprey, per esempio. <ride> eh, quindi vuol dire che anche queste persone che sono a un certo livello iniziano a guardare anche a. Questo tipo di realtà non è detto che magari atleti di questo calibro non vengano anche a Roma o da qualche altra parte, se, ripeto, sempre se se ne ha la possibilità. Uh, so, io penso che abbiamo alzato anche con la break, lasticella di chi viene, perché è importante anche di scegliere mm -hmm. atleti di un certo livello per far crescere, cioè uno tira l'altro. No? Se cioè, tu non, fai, non giochi mai con i più forti, non diventi mai più forte. Se sei il più forte in serie C, non... devi fare la squadra più forte per, per salire. Io direi di andare a fare al pubblico. Cioè, ripeto: sta la ah. risposta del pubblico perché logicamente, eh, se io ti faccio eh, una serie di show di livello, comunque ti porto i nomi di livello, e poi nel momento in cui io ti porto quel nome importante, eh, tu, pubblico, devi rispondere. cioè Nel senso, eh, sì, tu mi puoi dire: OK, se io faccio tutto in modo positivo, tutto di livello e quant'altro mm. il pubblico risponde, però molte volte è anche il fan che va un attimo a tarpare le ali a certe realtà, perlomeno qui in Italia, che se qui tu metti cioè, su, su alcuni aspetti purtroppo andando ad analizzare un attimo in modo più, ancora più dettagliato la cosa, mm. cioè, se qui in Italia tu inserisci una sessione d'autografi con gli altri... Dai, vai a pensare, continua. Se tu inserisci una sessione d'autografi con gli atleti e quant'altro e stabilisci un prezzo che sia un prezzo comunque giusto e utile alla causa in generale e a, a donare comunque a quel fan un'esperienza in più, eh, rischi di essere preso come quello che vuole rubare soldi. Quando invece se tu vai all'estero, esempio, un wrestler con di WrestleMania... Eh, insomma, devi venderti un rene per poter fare la foto con chiunque, perché comunque là poi tu quando entri dici no, io mi faccio la foto solo con Andrea Ballarin, no, però poi c'è Matteo Pagliarella, c'è... Sì, ma Del <ride> e mm. quindi, capito? Poi ti fai, eh, fai venire voglia di fare foto con tutti e spendi quattrini a destra e a sinistra, poi mm. lo dico anche per esperienza, però... No, non vedo neanche. Scusate, mi sono perso un attimo un pezzo perché telefonata. <ride> scusate, no. no vabbè, quindi, è... cioè, il, se, il senso, Andrea, è che. Cioè, esempio, sì. no? ti faccio l'esempio che ho vissuto in prima persona qui in Italia, mm -hmm. eh, Frosinone, ottobre mm -hmm. 2015, IPW Total Honor. Mm -hmm. Show con i Styles, Christopher Daniels, MVP, Eddie di Edwards, Zerina Vega, Tony and Storm, all. eccetera, eccetera. Eh sì. Sessione d'autografi quindi meet and grit. Uh, atleti che ovviamente non si sono concessi a foto e quant'altro né prima né dopo lo show al di fuori di quel meet and greet okay. costo del meet and greet 50 euro possibilità di fare foto e avere autografi con tutti ora okay. le persone hanno uh, dato vita a una serie di lamentele dicendo che quel prezzo era troppo alto e quant'altro però se tu vai in America Entra all'interno dell'Hilton Hotel per il WrestleCon sì. e trovi queste persone. Queste persone le paghi almeno 30-40 euro l'una. Sì, è vero. Però posso entrare. A... cioè la cosa che. La differenza. Al di fuori è che noi non abbiamo questa cultura. Perché io pure, quando ero in Inghilterra e vai ai Comic Con, ci sono gli attori. Esatto. Eh, autori di sì, fume, sì. Tu vai là e ci sono i banchetti e fai. Ci sono anche i wrestler. Esatto. Spesso eh, sì. vai e fai. Io se voglio posso andare là e vedere Kurt Angle, l'ho fatto. Eh, poi se vuoi andarti a fare una foto, un autografo, hanno i prezzi. Certo, uh, certo. Credo che il problema fosse la poca disponibilità del... magari, partendo da, da un principio in generale, noi non abbiamo la cultura di questa cosa perché pure se vai alle convention qua di fumetti è tutto gratis. Sì, sì. Praticamente sì. Devi farti una fila chilometrica, magari, per vedere, è proprio nella cultura italiana che non esiste lo questa streamer, cosa: screamer la cosa, eccetera, e dall'altra parte. Eh, c'è cioè magari una persona che è abituata per dire: Tu vuoi la foto con me? Ha un certo valore anche perché il mio autografo ha un certo valore, perché se tu mi porti la tua action figure che vale 40 euro e la firmo ne vale dopo 500. Eh, vuol dire che la mia, il mio autografo ha un valore che sia 20 euro-30 euro. 30 euro è capibile, questo, questa cosa a uno show come la Break, io non lo farei mai. Nel senso che una cosa mi è sempre piaciuta del wrestling indipendente è stato che posso andare allo show e parlare con i wrestler, eh, farci foto, eccetera, poi sta ognuno se, il, se... Uh, faccio un esempio a caso, caro imbriante che è il nostro campione non vuole venirsi a fare le foto, è liberissimo di, di farlo. Eh, certo, certo, certo. certo, Io invito sempre tutti andate al banchetto del merchandising perché c'è la gente che vi aspetta, vuole comprare le magliette e tutto quanto, però sì, noi non abbiamo proprio la cultura di questa cosa di pagare per una foto, pagare per un Se, servirebbe foto. trovare il giusto compromesso eh, sì. e quindi magari eh, mettere i wrestler, così i promoter che vanno incontro magari ai fan con eh, dei prezzi giusti e quant'altro, i fan che cercano in un certo modo di aggiornarsi mentalmente e, e entrare di più sotto sì. questo ragionamento in questo momento almeno io parlo per me stesso ehm, sì, sì, sì. io sono quello che metterebbe meno barriere possibili al wrestling perché deve essere il più accessibile possibile sì sì sì, vabbè, quello è normale per quello cui Magari in futuro, se uno vuole organizzare un WrestleCon in Italia, sì, o se organizzo una cosa come la OTT che porto John Moxley, magari eh, è un'occasione per organizzare una cosa del genere perché il nome è talmente grande e porterebbe talmente tanta gente che la cosa va organizzata. Per esempio, non posso fare. Venite al banchetto del merce, c'è cioè John Moxley, dobbiamo organizzare la cosa fatta prima. Però sì, sì è una, una questione, penso che sia più una questione culturale che, che altro. Mm -hmm. Sì, aggiungo sì, sì. un'altra un cosa um, si parlava un po' di coverage di tutto quanto sì. l'Italia. io penso che mai come questa volta uh, in questo momento 2023 uh, ci sia un, un total coverage su, sul wrestling italiano in Italia sì. veramente partiamo da, da, dal nord nord inoltrato quindi CV con Bergamo, Brescia Lodi, così fino, ma comunque, fino ma a comunque a... cioè, un. Eh, allora, nel senso il wrestling britannico, per farti un esempio. Uh -huh. Quando nasce? Nasce nei primi novecento, più o meno, no? Stiamo parlando di 940, probabilmente, gli anni della guerra e quant'altro dove uh -huh. inizia a svilupparsi, eccetera, eccetera. Poi arriviamo agli anni 60 dove questo catch prende forma sempre in modo più, più evidente. Quindi ci sono quei 20, 30 anni che ci hanno messo per arrivare ad un certo livello. Certo. in Italia me, le tempistiche sono state le stesse cioè siamo partiti nel 99 forse 98 con la Italian Championship Wrestling per arrivare pian piano ad un processo che ti ha portato alla situazione che c'è ora dove tu teoricamente tra Rising Sun, Break Pro Wrestling Italian Championship Wrestling IWA eccetera eccetera tu puoi effettivamente consacrare il, il wrestling italiano Quindi, cioè... ma anche sceglierti il, il progetto barra programma più affine a te eh, eh, è anche vero degli ultime, degli ultime ore che per esempio è stato annunciato anche uh, un altro web show um, stile raw stile smackdown dell'NWG dove appunto forniranno, essendo molto lontani per, a potenza Uh, forniranno video o comunque package o series delle, dei loro, del loro prodotto quindi, quindi c'è cioè, la, la scelta cioè, cioè se uno vuole può veramente scegliere un po' quello che, mm. che preferisce è anche vero che probabilmente sarà difficile arrivare ad un boom grande come quello visto in Europa nel 2012-2013 quel periodo lì perché, ma oh, quello è un fattore ciclico ormai, mi, penso sia difficile riuscire ad arrivare poi ad eventuali accordi con la debita Space data la situazione attuale. Io ma non, non, non ce ne dovrebbe essere bisogno, nel senso che non è che uh, quello che cerco di capire è vero che uno deve, deve sempre ambire a fare la cosa più grande possibile, ma devi anche essere eh. indipendente e, eh, nelle, nella tua gestione, nel senso che una realtà come la break per esempio dovrebbe riuscire a sopravvivere o a vivere e crescere a prescindere sì. dal supporto della WB o meno sì, 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 sì. Esempio, io, cioè, io potrebbe, per questo potrebbe motivo essere anche, eh, potrebbe essere anche detraente nel senso che se io adesso faccio, faccio la break metto su eh, tutte queste cose poi per fortuna sarei contentissimo per loro um, vengono tutti, tutti i talent che sono nel, 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 nel roster parlo sempre da virgolette perché noi non abbiamo contratti con... Cioè, sono, insomma roster fa sempre ridere perché uh, nessuno ha contratti di esclusività connessi. parliamo sempre di chiamate di parliamo chiamate, sempre di chiamate esatto. sì, sì. E... vengono firmati tutti con la WWE, io rimango senza cioè, ho un momento di un grosso cam non ho, non ho un... un momento che ho cresciuto tutti questi, questi sono andati via devo riportare questi in alto. è la situazione perché... che ha avuto l'Inghilterra cinque anni fa nel momento in cui NXT UK è, è uscito, è... è per questo motivo che stimo un casino la OTT perché la OTT è stata mm. l'unica che alla fine è rimasta per conto suo e mm. pur Beh. perdendo pezzi è riuscita comunque a costruire gente e, e naviga tranquillamente tra tra le sue cose, e a marzo, per Scrap Mania avrà John Moxley. Penso, penso che non ci sia parallelo migliore dell'Irlanda per l'Italia a livello di, sì, sì. Di, sì. di possibile case study per il futuro: nel senso che la popolazione viene da un background diverso, ma in realtà siamo tutti più o meno. Eh, eh, anche una, una, un paese estremamente cattolico e magari su queste cose non hanno avuto molta uh, apertura in, in passato su questo tipo di show su questo tipo di cose anzi hanno, in alcune città sono molto meno popolose della, cioè Dublino è un quinto di Roma a livello di popolazione per esempio già sì. solo come mercato eppure funziona perché sono stati bravi a marchettizzarsi perdonatemi i termini in una uh -huh. certa maniera a crearsi quel lo zoccolo duro di persone che poi continua e hanno creato addirittura gli eventi che sono da dover andare a ah, perché noi non possiamo organizzare uno media in Italia dove un tizio da Dublino se la viene a vedere a Roma perché poi alla mm. fine è quello show che ci sta Moxley o è quello che è di Kingston non ricordo perché c'è uno che mm. è di Kingston e uno con... no c'è cioè Moxley a homecoming cioè homecoming ok, okay. E... e per il resto sono tutti loro No, l'evento di coso c'è Seven, c'è Moxley e Seven. Ok, sì. Sono gli unici, sono gli unici extra. E Devi Richards anche. E Richards è vero, e anche Devi Richards. Eh, ok, però vedi che sono tutti, uh, sono tutti, per il resto sono tre su una card, dove per il resto è tutto talent irlandese o comunque... È vero, dove... sì, sì, è tutto, tutto e... loro. Quello è è ovvio che poi c'è no, il, il nome che ti tira tutti i biglietti perché se vai all'80% di quelli che quelli comprano quello show ti diranno sono là per vedere John Moxley. Uh, però comunque dai la possibilità a queste persone, come è successo a Fabio um, oddio, a Renzo Rose, che hanno fatto un match con Matt Cardona che sì. ancora non sono riuscito a sì. vedere purtroppo, però comunque hai dato la possibilità a quelle persone di, di poter lavorare con... Confrontarci e crescere. Esatto, no, esatto. Per cui penso proprio meglio dell'OTT come stadi per, per l'Italia, non, non ce ne siano Matteo, ma tu ieri sei stato alla Siv, giusto? Mm -hmm. E la SIV hanno fatto la Rumble. Hanno fatto una Rumble, eh sì. Eh, diciamo che un po' in questo momento è un po' un qualcosa di è proprio il momento. È proprio il momento da un mese a questa parte che un po' tutti vogliono fare le Rumble. Perché? Perché? <ride> perché sabato questo sabato c'è proprio la Royal Rumble. Della WWE quelli che hanno inventato la Rumble, e... ma, ma io mo ci, ci, ci sta. Andrea mi ci trovo. Io glielo chiedo: ma, ma sta Rumble chi la vince? Ah, ah, sta in chiamata. Sta in chiamata forse? Sì, 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 sì. Okay, ehm, ok. Allora ci ehm, ha rinunciato. Ci ha rinunciato, rinunciato ma, proprio. Ma, <ride> ma sta Rumble chi la vince? Eh, messaggio, lo sai che è difficile. È veramente difficile pronosticarlo. Io l'ho detto che avremo difficoltà, o almeno avremo la risposta della tua domanda, uh, in base a come la Rumble sarà posizionata in card. Perché se è un te la butto lì proprio è un caso eccezionalissimo: se è un The Rock, la Rumble chiude. Se non è un The Rock, chiude me, chiude Roman Reigns. Mm -hmm. Ci sono queste situazioni, ricordiamoci sempre le parole di Vince che dice che il momento che la parte finale dell'evento, quella che è va a chiudere, qui, è la parte ramblin. più importante, è quella che tu ti ricordi. Dal mio punto di vista, dovrebbe chiudere a priori la Rumble maschile perché cioè, è, è da quando si è infortunato Cody Rhodes, mm -hmm. che c'è un hype. Uh, sì, però smitturale. potrebbe anche chiudere, anche chiudere l'evento con Reigns mezzo distrutto. Ma con Cody che si fa vedere sul, sullo stage, o addirittura in ring, andrebbe bene lo stesso. Se invece tu devi chiudere con una vittoria, ecco. Vi ho detto di The Rock: con The Rock devi chiudere l'evento con lui. Il fatto è che tu sai che Cody sarà alla Rumble perché è stato annunciato. Quindi, c'è cioè, più che avere il dubbio su quale sarà il main event io ho il dubbio su quale sarà il numero di ingresso di Cody, perché a questo punto mi viene da eh. pensare che lo fanno entrare con l'uno e gli fanno fare la cavalcata e se lui entra con l'uno o comunque con il due o con i primi cinque numeri eh, al 99% vince la Rumble se entra con i primi cinque numeri tra i primi cinque numeri c'è anche Rollins probabile, probabile penso sia abbastanza scontato Però credo che eh, se entra tra i primi Vincere a Rumble perché li dovranno far fare la cavalcata mm -hmm. e siccome tu stai avviando un processo di redenzione totale, eh, a questo certo. punto, ti giochi tutte le carte per fare una redenzione vera e propria come si deve eh, ed eventualmente appunto fai partire Cody Rhodes col numero uno per poi ritrovarti appunto a mm -hmm. portarla alla vittoria finale, poi. Sì, sì, Ma sì. sì. Mi di solito in un, un PLE, tema del Manianiani e SSM, fanno almeno due match di quella stipulazione, di cui uno maschio e uno e uno apre e l'altro chiude. Sì, di, di solito è così, poi logicamente le cose possono cambiare strada facendo. Andrei, non so se ci senti sì, adesso. Sì, adesso okay. sì, scusatemi, che io Senta. nel frattempo sono, sono anche... a, a No, è la lavoro, è lavoro, quindi... Lavoro. Sta, 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 stava ingaggiando il, al, altri talenti per il prossimo show della break. <ride> Forse. Forse, intanto ha già annunciato qualcosa, Andrea messaggio sì, prima sì. che tu entravi, eh? sì. ha già annunciato sì. qualcosina, sì, sì. Di una collaborazione sì, annunciato... tra lui, vai. vai no, Tra noi e i BBB per un, diciamo, un pezzo di merchandising uh, particolare sì. che sveleremo nei prossimi giorni, ok, okay. E a proposito no, di questo, poi, Aldo... io e Aldo, pure abbiamo una cosa da dire, però lo faremo, lo faremo ah. poi. Ah. Sì, sicuro sì, lo faremo poi perché ne necessitiamo di farlo di persona. <ride> eh, esatto, esatto. Sì, sì. Forse, forse domenica ci sono. Forse domenica ci sono. Ok. Ah. okay. okay, ah, okay. No. Eh, no, ti stavo chiedendo prima: mm. cioè, secondo te, eh, domanda secca proprio chi vince la mm. Rumble maschile? Cody. Quindi copia, anche copia, tu sei d'accordo sì. con la possibilità di, di redenzione totale che entra con l'uno e vince? Sì, sì, sì. Penso che sia un'occasione più che ghiotta per costruirlo come minimo come contendente vero al titolo uh, ah, di, di Roman Reigns. Perché in questo momento. Uh, non vedo nessun altro che abbia la possibilità, proprio per come è stato costruito lo show, che abbia la possibilità... A parte Sammy Zayn, che è il mio, la mia seconda scelta. Okay. Um, eh, non vedo nessun altro che può essere costruito bene uh, per essere un contendente uh, realistico per Roman Reigns. Um, poi bisogna capire se effettivamente unificheranno le cinture o meno perché chi fa Cody vince la Rambola e poi fa la challenge per una delle due cinture di Roman esatto allora potrebbe, dico un, un, un pensiero che mi è, mi è sovraggiunto negli ultimi giorni nel senso, allora ho sempre pensato dopo War Games che probabilmente avrebbero creato un percorso per portare Sami Zayn e Kevin Owens a conquistare i titoli di coppia però cosa è successo? Abbiamo visto che a Raw comunque gli Usos affronteranno il Judgment Day e quindi probabilmente i titoli di Raw andranno via verso il Judgment Day. A SmackDown stanno consolidando il tag team tra Drew McIntyre e Sheamus e quindi mm -hmm. mi viene seriamente da pensare che probabilmente loro due si andranno a prendere le cinture di coppia di SmackDown. E a questo punto tu hai un semi Zen lì vacante... Senza sapere che, se non erro, nessun membro della Bloodline è annunciato per la Rumble maschile. No, uh, al momento no. Esatto. Però, però nel senso, alla, a me l'idea di Sami Zayn più come sta andando la storia mi piacerebbe tantissimo, ok? Eh, ah, ma tanto, sì. tanto, 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 tanto. Che eh. sia lui che in quella maniera riesce a, scal, a, insomma, a scalfire Roman, però... Visto anche chi è tornato un po' al comando, dubito che questa cosa eh, eh. Uh, possa, um, possa effettivamente con, concretizzarsi. Vedo, sa, avrebbe più senso i titoli di coppia. Però, insomma, vediamo, vediamo io credo altro. che la, la, mh, la soluzione finale, quella, quella più giusta, forse, sta nella possibilità di dividere le cinture. Nel senso, se tu dici io divido le cinture e quant'altro fai. Roman Reigns che si prende doppio o meno sia la sera 1 che la sera 2, eh, da una parte deve esserci codice. Lo fai schinare due, due volte in due giorni dopo che non l'hai fatto, fatto schinare da nessuno. In, eh, eh, in que que e quello poi è l'altro problema. Eh. Capito? quello poi è l'altro problema. Cioè, quindi diciamo che eh, la strada forse è semplice, ma allo stesso tempo la WWE è stata a complicarsela. A causa de, dell'unificazione come dicevamo anche l'anno scorso, eh, ma, ma che va bene, però effettivamente fa, cioè, è bella la visual delle due cinture e tutto quanto. Ma eh, sì, sì. torniamo a, a unificare, fare un unico cioè, o fai veramente il, il brand split completo e non si incontrano mai, non ti dico di rifare i, i pay per view esclusivi come facevano una volta no, quelli no, no, i no, no. solo di SmackDown, eh, eh. però. Così. Eh, mettiamola così, hai fatto prima tu che hai creato direttamente il titolo indiscusso e sta a posto, eh, eh, <ride> ha senso perché eh, c'è eh, stato un torneo indiscussamente, ha vinto una persona quindi ha, ha senso, secondo me. però insomma, sì, eh, World Championship di nuovo basta, oppure ne fai due, però un, non, diciamo che non devi crearne un altro, riporta, riporta il, il Big Gold a questo punto, però insomma è complicato. È complicato. È Comunque per me Cody vince, tanto mi sono andato a vedere le odds delle scommesse. Mm -hmm. Cody è sì. dato a meno 160. <ride> <ride> Posso dire però che è ancora più complicato secondo me pronosticare quella femminile. Eh sì. Sì, infatti stavo per dire proprio sta cosa anche per i ritorni sì. perché penso che i vari Chelsea Green che dovrebbe tornare, vabbè, torneranno le solite leggende, Alicia sì, Fox, sì. Sam, le solite leggende. Eh, no, forse potrebbe, potrebbe tornare. Neiomi, no, insomma, alla Rumble, un mamma mia, uh. Rea, rea a questo punto, di... rea riplica. Cioè quella... Giada dice: Ria Ripley esatto. eh, sì. ci spera. Qualche mese fa, dicevo un paio di mesi fa, dissi, Spero vinca. Ria riplay, se sì. ria riplay alla femminile e codia alla maschile, mi sa sul, sul, sul nostro gruppo. Mattina, cosa del essere, è tutto da vedere perché. <ride> Cioè, la, la situazione in WWE è complicata in, in generale sì, adesso hai Triple H che gestisce il team creativo Vince che è tornato al potere per vendere poi devi vedere effettivamente quando vendi se vendi prima di Media, vendi dopo cioè c'è tutta una poi vabbè io rimango dell'idea che saranno gli arabi a, a, prendersi, a prendersi tutto però eh... vi posso dire il momento? il momento secondo me che succederà? No. Che Ria dopo aver vinto la Rumble femminile, si prenderà uno spot all'interno della Rumble maschile per provare a Vince vincerle tutte entrambe. E due. Per provare <ride> a vincerle entrambe. Secondo me è un'idea, è un'idea anche perché che, eh, mi piacerebbe molto. Non sminuiresti troppo quella femminile. Sì, poi, quello che stavo per dire il rischio, se non fatto bene, è che rischia di sminuire quella femminile. Quindi o tutti la danno per super vincente. A quella maschile, e per qualche, a quella femminile. Lei per qualche motivo lo eliminano praticamente subito. Allora, Rosy, okay. entra dentro quella, quella maschile, un po' come okay. fece. Chi è che lo fece qualche tempo che ha rubato? Il po' era, uh, oh. eh, Guarda, mi, mi ricordo. Mi, mi ricordo però, ecco, oh. però ha fatto bene. E... <ride> è vero, e, se no, si sì, rischi di sminuire quella femminile perché se vince quella, quella femminile e poi va a vincere quella maschile, perde quella maschile, vuol dire che il livello non è lo stesso. Cioè, vai a toccare, a... Pre, pre, cioè previsione per WrestleMania, arriva a replay contro Bianca Belair. Allora, eh, sì, anche se a me piacerebbe vederla più contro Cosa, contro, contro Charlotte. Ah. Già l'hai visto, tu dici la rivince, eh, lo so, la... ma. Non, bianca, era questa, non, so. non era questa area, ripley eh, anche se è Bianca. Io cioè, le, le toglierei il titolo pure adesso, ma magari con un, uh, con un match a più, più donne, il occhio, a, occhio, ad asca, occhio ad asca che non si fa vedere da un po' che in teoria okay. aveva diserato il suo cambio di, di gimmick. Di gimmick. Che potrebbe esserci alla Rumble, si, si, ok. Non ricordo tutte le partecipanti, sinceramente, annunciate per, oh, per fanno la e la fanno vincere a Becky. Ma Becky va a sfidare Charlotte, e dall'altra parte c'è Bianca contro Ria senza, senza cosa. Ricordiamoci anche pure che c'è. L'ideale una... eh? sarebbe magari vedere la parte di SmackDown, eh, Becky, Charlotte e Bailey, così chiudi tanto. questo cerchio delle horse women, eccetera, mm -hmm. eccetera. E... Tu dici, eh, ma lo fai senza Sasha? Eh, Giada ci dice perché... per il momento solo se annunciate sì, sì. per le donne. Eh sì. Tu eh dici, lo fai senza Sasha? Ci saranno, ma Sasha ci saranno un sacco di nuove signings. Cioè, ripeto, Chelsea Green per esempio, eh, Sì, sì. sì, sì. sarebbe un'occasione perfetta per buttarla dentro la rampa. Tanto ha firmato vi, a quanto pare lancio ma... la bomba. Occhio sì. a Mandy Rose. Mm. Chelsea Green <ride> la vedo benissimo nella. Come si chiama quella roba che sta SmackDown con ehm, che è la, la stilista là? Come si chiama? Ah, con, con Maxine Dupri. Sì, 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 con Maxine Dupri a creare la sua linea. Con Cardona momento. però a capo, è uscito e Le E-Night ci mettono Cardona? È la mia, questa è l'altra mia grossa pre prediction che ho buttato là. Ha è... eh, registrato Rider. Zack Ryder, come, sì. Ryder sì, come, come partecipante alla Rumble? Sì. Anche, no, anche Giova lancia una bella idea. Eh. Non è male. Sì. Eh. Chelsea con le Toxics, con le Toxics e non torna, Mandy. Eh, ehm, no. non il problema di Chelsea è che non, non ha. Non ha Cale. quella leadership che ah, ha Mandy. Sì, eh, cioè, beh. proprio se tu vuoi provare a venderla come la leader di un gruppo, non, eh, cioè, lo hai visto ad Impact che eh, l'hai affiancata a Dionna Purrazzo. Era Dionna quella che diciamo com comandava dal punto di vista. Anche se Messaglia non parlare. sapevo che si chiamasse leadership adesso, però va bene, ok, io accetto leadership. Perché non è eh, una battuta messaggio, È una battuta, eh. Ma non l'ho capita, però. <ride> Vabbè, te la spiego <ride> poi, non ti preoccupare. <ride> ok, ok, ok. E, mh, niente quindi questo la, la vedo in difficoltà sotto quel punto di vista. Sinceramente, cioè, magari se vai a prendere quella appunto quella leadership eh, mm. per renderla un attimo più, come dire. Colorata, mettiamo sì. così. Qua siamo su Twitch, dopo ci, ci bandano le cose, roba varia. Eh, allora forse lì può fare carisma, qualcosa. Carisma bravo, carisma. carisma. Sì, sì, carisma. Sì, le manca, le manca quel, quella, quella quel carisma. Mh, come posso dire, eh, la quel, sì, 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 la, la cazzim, cioè, sì. proprio prendere in mano la situazione e dire, sono io il capo. così cioè, È quello che ammendi, insomma, sì. Prendere in mano la situazione può essere vabbè, adesso, stai, adesso stai svariando te. Eh? Però, 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 <ride> vabbè, no, noi prendiamo le mano. distanze sempre. Ragazzi, che cosa vi aspettate da questo pitch black match invece di Wyatt contro Knight secondo Se me potrebbe essere un mondo. blindfold potrebbe eh, essere non May so. Wyatt mi ha rotto il cazzo cioè. è ecco tipo, <ride> è tipo rave secondo me cioè, tipo sa, rave? sì, secondo me è una roba, roba simile quando vai in discoteca ed è tutto buio ma ci sono le lampade nere ok, che fanno le stroboscopiche che fanno gli Sì, effetti, no, sicuramente quando vai tutto al neon quello mm -hmm. Le corde okay. che sono state fatte, che si illuminano a un certo colore, quindi que questi punti di luce così, e loro vestiti con un certo colore che non te l'aspetti perché entrano vestiti normali, tipo gli luci. scheletri, tipo gli spettacoli con gli scheletri esatto, luminosi. Esatto, esatto, è abbastanza semplice, poi puoi farci un match o qualche effetto carino, mm -hmm. un tavolo viola per esempio, che cazzo la roba di... così, così <ride> va bene. Sta. Non so se è un match senza squalifica o no, hanno detto solo pitch black match. Eh quindi... sì, non hanno specificato, no, mm. non hanno detto nemmeno le, le, le peculiarità della, della tipologia. Quindi non so. Sì. Per, per esempio, invece, io non so che cosa aspettarmi nemmeno tra bianca Belair e l'ex Alexa Bliss, penso manca, mantenga la Bel con magari uno scazzo totale della Bliss uh, eh, definitivo e si scopre chi è Ancolaudi a questo pay-per-view? Eh, boh, io chiederei al Messaia, dato che questa situazione di Ancolaudi gli sta piacendo parecchio, quindi... Sì, sono io Ancolaudi. Sì. Sono io. Sono io. Ma sì, nel senso... Io, Audi? Lei, in, lei... in che senso Messaia? Ancolaudi, Audi <ride> sì. a 3 Sportback. Ecco, Ecco, eh, appunto. Sì, in italiano sì, sarebbe sì. zio, zio e là. Ok, zio eh, Giada ci, ci dice che dovrebbe essere un editing goes. Non lo so, non, sta storia non mi convince perché mh, troppi, troppi trip mentali alla 1899 di Netflix che poi hanno cancellato. Eh, Direi meno male. Sì, decisamente. Cioè è troppo una cosa ingarbugliata. Allora, fin quando, fin quando tu mi dai la possibilità di guardarmi gratuitamente un thriller psicologico, ci sta ma fin quando tu mi fai fare 80.000 trip mentali che poi si rivelano essere inutili come il sogno di Garganella nei puffi Beh, eh... che, che non è che non è l'or vera eh. è, vero. La... è un fandom, è un, è, un fandom. È, un, è un fandom e quindi cioè non lo so non, eh... Dai, vediamo, non mi ha convinto non, non mi piace no, poi ripeto è, noi... è una faida che rischia anche di di sotterrare Elena Knight, dato che Elenaite ha bisogno di quelle faide in cui può parlare, può sfruttare il parlato mm. perché quello è il suo punto forte. Un po' alla De. Io, io sono forse dieci anni che dico che lui al microfono è l'unico che più si avvicina a The Rock, sì. ma ci assomiglia okay. di voci sì. tra l'altro, sì, 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 anche. anche. No, io ho sempre pensato. A Bea Knight piace molto um, perché è proprio il wrestler da WWE. Proprio se sì, cioè dovesse sì. semplificare. Se fosse nato un po' prima sarebbe stato esatto. molte, molte più volte campione, perché ha proprio il fisico, la faccia giusta. Il sul ring, è un ottimo worker. Comunque, um, ripeto, secondo me, questo sarà un match normale con, con le lampade nere e le cose color neon. Ok, qualcosa, qualcosa di insomma, lo, lo dice anche. Qualcosa dice, da una dice, dice, è match mezzo. pieno di effetti speciali. Sì, sì. E... Qualcosa, ecco, qualche segmento registrato e poi magari no, succede qualcosa. In a metà tra questo è uno stadium Stampede. Secondo me, una roba, mm. okay. una roba del genere, con segmenti già messi, già esatto. Patti, esatto. Eh. Con magari LA Night che viene mandato in un corridoio ed è tutto buio, insomma, queste cose così. Anche per dare, Bovero, un, po di respiro, 30, per dare un po' di respiro al pubblico. Sarà a lungo. Quanti match sono stati annunciati per lo show? 5 sono solo. tre match. Uh, il match le femminile, le il match uh, pitch sì. black il main event e le due rumble sì, e parliamo sì, sì. proprio il del duro main event durerà quel quarto d'ora abbondante 20 minuti 22-23 mm. minuti 23 sì. 23. parliamo del main event perché? perché se ne fa gran parlare per la situazione finale di SmackDown tra um, Owens, Zayn e Reigns della situazione che hanno loro davanti, c'è chi dice che Owens ha scritto il nome di Zayn sul contratto c'è invece chi dice che Reigns manderà Zayn contro Owens nel, nel main event, c'è ancora un po' di, di discussione. E poi stasera, a Rot 30, ehm, ci sarà il processo semi Zayn, proprio condotto dalla Bloodline. E sono curioso di che cosa si inventeranno, perché veramente sono... non, non lo so, hanno messo 3-4 geni lì dentro la Bloodline per fare questo... Questa situazione. So C'è ah, anche un una, per... una parte. Okay, okay. Vai, Mi sentite? Sì, sì. Ah no, vi vedevo bloccati. C'è cui... eh, una parte che eh, hanno trasmesso mesi fa quando eh, Semizen è ufficialmente entrato nella Bloodland insieme a Solo Sicoa dove nel momento. Nel classico processo in cui c'è no, l'elezione di Roman Reigns come Tribal Chief, c'è solo Sikoa che dice: I acknowledge you, my Tribal Chief. C'è Semizen che dice: I acknowledge you, Tribal Chief. Manca quel mai. Questo è successo mesi fa. Eh? E io credo che quel mai mancato, che è stato poi comunque sottolineato perché Semizen non ha mai detto mai Tribal Chief. E sia appunto l'ago della bilancia che farà che porterà poi nel tempo Semic Zane ad essere cacciato dalla Bloodline o comunque Semic zaina a fottere la Bloodline in un certo senso. Io, in qualche maniera, spero che riescano a infilare finalmente, almeno per una volta, il generico, il generico in tutta questa storia. Sì, qui c'è la possibilità proprio, è proprio non, non c'è stage più grande per il quale semi non possa riportare. Vero. Non possa riportare la, la maschera per, per una volta, qualche cosa del tipo: ah, Semi non può partecipare a, che ne so, a Brestremegna. Veramente, Semi vince la Rumble e fa un, un contratto per cui Semi non può partecipare. Ok, viene il generico che torna perché sappiamo tutti che è a un orfanotrofo in Messico. Sono molto amici con Sammy Zane uh -huh. eh, però potrebbe tornare per un match. Giada lancia la bomba, Zina per essere entra con la maschera. Sì, io, io svengo, <ride> io svengo perché se tu vai a dire l'Andrea del 2005, Andrea del 2004, guarda che viene mentre il resto me, c'è cioè il generico, ti fa. sì, <ride> <ride> fai il bravo. Non si trovano manco i DVD del generico qua. bene. <ride> Ragazzi, io direi di aver toccato tutti quanti i punti io, di questa settimana, almeno io vi ricordo uh, intanto che Andrea, come ha detto all'inizio del, um, all della puntata dello show della Break, 12 febbraio, Roma, Largovenio, uh, biglietti su Dice, potete recuperarli, state aggiornati sulle sue pagine social perché ancora devono uscire delle Possiamo sorprese. Posso lasciare un, una, una notizia vaga? Ok. Ma ci Vai. sarà l'esordio? Perché ho ricevuto un messaggio di conferma, eh, ci deve mandare un messaggio. a Tutto quanto uh, uh -huh. ci sarà un esordio assoluto in Italia per un, per un wrestler. Attenzione! Spagnolo. Ah, Attenzione. ah. Attenzione. Così. così questo è per gli amici del PwC. Che... Così eh. a yeah. noi fuori la clip, fatto. poi la pubblichiamo. Ti dirò, no, ti dirò anche di più. Tienilo per, il, per lo stream, taglialo per il podcast. <ride> no, scherzo! <ride> Però questo è bene, bene, so, bene, so, bene. Questo bene. So, so. ottimo, ottimo. Quindi al momento sono annunciati sei match, sei match. Abbiamo uh, il nostro main event uh, di cui se ne sta parlando un po' troppo poco perché è stato il primo match che abbiamo annunciato. Ma vedrete Sornerà mm -hmm. che è Adriano contro Karim uh, per il titolo, ovviamente. Poi abbiamo due match um, di coppia, di coppia? Sì. Eh, la Legione della libertà contro Flavio, Augusto e un compagno misterioso, um, Abbiamo uh, l'altro match di coppia abbiamo annunciato oggi, che è Rocco Garzia, e... Oh, Garzia scusatemi. Uh, e Fabio Romano contro i BBB. e Non mi ricordo cosa abbiamo annunciato. <ride> Ho paura Ele di Elektra e Bjorn contro il Divo. Divo. Lo sapevo che te lo dimenticavi, esatto. Ballarino, Lo sapevo esatto. che, che te, te, te lo dimenticavi. Una pratica chiusa, Elektra contro Emily Ramirez e ecco. Yodosugi contro... Yodosugi contro Sebastian De Witt 2. Quindi siamo, siamo a 6, ne teoria. mancano 2? 1? Chi lo sa? Teoria. Chi lo sa? L'importante è che perché... non so Dico. chi posso scegliere della scena di Roma perché tra una settimana c'è cioè un retirement match. e Io devo fare pure le mie scelte basate su quello. In Iwa, ecco qua. Eh, L'abbiamo già detto, l'hanno detto loro. Eh sono cose che prendiamo sul serio per cui se uno tra Dave Blasco che magari voleva, o uh, Gabriel che noi volevamo coinvolgere si ritira non, non possiamo non può essere chiamato esattamente eh, va. ok vabbè io vorrei sempre un Blasco in veste supernacio uh, chi conosce il film così Mi però tipo il signor, <ride> signor Roma ecco il signor Roma <ride> Io Però, uh, Roma. Roma o Muerte Vedremo. Roma o Muerte <ride> vabbè. Roma Ciudad o Muerte <ride> bene bene e, e io ricordo a tutti quanti che se volete vederci, volete farvi due chiacchierate con noi Oltre a recuperare il podcast ovunque, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Radio Libera, tutti i canali social YouTube e Twitch di OpenVersity TV, ci incontrate. Anzi, ci incontrerete eh, domenica allo show della IWA. Ci sarà il buon Ballarin anche tra il pubblico, insieme magari a noi, forse, forse. Forse ha detto. Ci saremo sia io, ci sarà anche il Messiah. Ci saranno anche gli altri ragazzi di OpenVersity TV. Quindi, se volete venire a fare qualche chiacchierata con noi, lo show è molto interessante. Ci sono parecchi match interessanti e, e niente, that's it, messaglia, la chiusura è in mano a te, prego. C'è l'appuntamento per questo weekend perché eh, sulla pagina Instagram del PwC eh, ho annunciato il fatto che eh, avremo un nuovo ospite straniero, un nuovo special guest, ho lanciato gli indizi, mi avete risposto in diversi, nessuno ci ha preso, seppur For ci siete andati forse vicini. Ho forse ho capito, però ti continuo. Okay. Eh, io lo sto, lo sto annunciando, quindi poi mi dici quando di ah, mi dici a cavolo, no, la voce no, no. okay. uh, quindi questo sabato, in esclusivo formato podcast, e poi, logicamente, anche sul canale YouTube di Open Pressing TV vi sarà possibile eh, recuperare la nostra intervista esclusiva da Williams, si, sì, <ride> Okay. Doug Williams, eh, ex campione X Division eh, King of the Mountain in TNA, campione di coppia con la British Invasion, campione di coppia anche in NWA, eh, noto anche per il suo regno da campione Atlas, tra l'altro ottimo regno in Progress Wrestling. Mm -hmm. e... Vincitore dell'edizione sarà... della Rocket Cup 2022 proprio contro i Briscos, che ci sarà appunto un momento della Rocket Cup 2022, 2022 l'hanno vinta i Briscos. Sì, è vero. La Crockett Cup 2021 hanno vinto i bisogni, loro erano arrivati in finale da Guglielmi a in finale a con loro. Boy Smith. E, e niente, sarà con noi per parlare anche eh, dell'evento in cui presenzierà a marzo, il 18 marzo, quello della New Generation, eh, New Wrestling Generation eh, di Potenza. Quindi eh, pubblicizzeremo quell'evento, così come... Eh, faremo una chiacchierata con lui e a noi si unirà il buon Milton Francesco Pozzi che ringraziamo per, per il supporto. Quindi sì, questo weekend eh, ci sarà questa chiacchierata con Doug Williams che potrete tranquillamente recuperare. Posso un piccolo aneddoto, ho avuto la fortuna di andare a un evento quando ero in Inghilterra a vedere proprio, credo, la Royal Rumble eh, con, eh, con Doug Williams allo stesso pub, questa cosa è bellissima. È una Fantastico. delle persone con la testa per il wrestling migliore che io abbia mai incontrato. Uh, proprio se siete allo show NWG e siete dei giovani wrestler, fate di tutto per uh, apprendere qualsiasi cosa dica. Uh, e in generale sentitevi l'intervista perché sarà una, una persona mh, fantastica e mh, per il wrestling è proprio una capoccia straordinaria, mi ha spiegato più lui in tre ore del wrestling della de, de de Rumble che abbiamo visto insieme in tv che, che tutto che il resto è cioè i trent'anni di bello, visione esatto, sì, esatto. <ride> va bene Messiah, prego, prego la chiusura è la Anche eh, occhio, occhio, occhio ai social perché logicamente poi arriverà un, un annuncio interessante nei nei prossimi giorni e eh, che riguarderà appunto anche anche andrea quindi poi Ottimo. poi ci sarà da, da fare ci sarà da fare ci sarà da fare assolutamente ragazzi buon proseguimento a tutti appuntamento a questo weekend ciao prof ciao andrea ciao